approfitto veramente dell'occasione che lei mi offre in questo momento e soprattutto della presenza di persone che hanno a che fare con il mondo fuori dalla scuola, amministratori importanti anche, come l'assessore della mia provincia, Treviso, per dire che non dobbiamo assolutamente lasciar perdere il ragionamento sulla storia locale. Non dobbiamo lasciare la storia locale in pasto ai giornali, non dobbiamo lasciare la storia locale nel nulla. Purtroppo i nostri alunni, in carenza nostra di insegnanti, imparano delle volte, apprendono forse, delle sciocchezze spaventose che non servono a nulla e che invece veramente sono un insulto alle ragioni culturali del perché è importante la storia del nostro territorio. Il professor Gottardi mi ha fregato, lo dico con grande felicità anche, un assist che avevo preparato per il mio intervento, l'ho utilizzato lui, mi va benissimo. Non è un caso che abbiamo scelto l'Ateneo Veneto, ma non tanto perché era bello, Venezia è piena di posti belli, ma perché ha un significato storico, come dire, ulteriormente importante. Qui, in qualche maniera, dagli interventi di un dalmata, quale Tomaseo, e di un ebreo veneziano, Fonseca, che poi diventa Manin, qui è praticamente nata la Repubblica di San Marco, la ultima Repubblica di San Marco, e questo proprio in queste sale, forse in questa, non sono certo, le lezioni le ha tenute lì, ho scoperto, quindi probabilmente era da lì. Allora, 1848, bene. Sono passati un sacco di anni, fra poco siamo anche al 150esimo dell'Unità d'Italia, non ne facciamo una questione di strumentalizzazioni politiche né di esaltazioni né di utilizzi, sono occasioni per riflettere, semplicemente per riflettere insieme. Questa volta, oltre agli studenti, ci sono anche i miei colleghi insegnanti. Bene, questa era nell'intenzione, ed è nell'intenzione, un luogo in cui forse troviamo modo di avere qualche riflessione in più sulla questione vera della storia locale. È vero, Tomaseo sì, è diventato, diventato un importante personaggio della Repubblica, ma non voleva sentir parlare di Stato Unitario Italiano. È solo per la verità storica, non perché questo sia un esempio di si fa così o non si fa così. Perché la storia va studiata per quella che è, va conosciuta e va, come dire, avvicinate i ragazzi per quello che è, senza strumentalizzazioni, senza falsità. Si può fare bene, molto bene, ed essere molto utile. Se vedrete qualche osservazione poi nella relazione che avevo preparato la trovate a questo proposito. Certo, io sono stato in una regione nella quale, un'altra regione italiana, nella quale un esimio professore universitario di quella regione faceva ruotare tutta la storia europea intorno alla storia della sua regione. Mi veniva da ridere. Cioè, questo è localismo, ma se cominciano a farlo anche le università, siamo rovinati, ragazzi, rovinati sul serio. Per fortuna qui in Veneto non è così. Per fortuna qui in Veneto, nel Trivento, oserei dire, perché come avete visto abbiamo utilizzato anche, chiesto la collaborazione di insegnanti del Friuli, senza problemi, cioè abbiamo cercato il meglio che potevamo e l'abbiamo avuto. Ecco, con queste persone che sono molto attente, schive devo dire alle strumentalizzazioni di moda di questi tempi, ma molto attenti invece al contenuto scientifico, e questo è un luogo in cui si svolgono azioni e attività con seminari e convegni in cui la storia del Veneto è trattata dagli storici e quindi è la storia, come dire, migliore di cui possiamo disporre. Veneto da questo punto di vista è fortunato, abbiamo sempre cercato di buttare anche dei ponti verso l'Accademia perché sappiamo benissimo che la maggior parte di insegnanti vecchiotti come me, l'ultima volta che sono stati in un'aula universitaria è stato 30-35 anni fa. Ora, se voi sentite gli storici, insomma, qualche dubbio che le cose non siano più come quelle che si insegnavano 35 anni fa c'è. E, quindi abbiamo bisogno di aggiornamento. Qual è il posto migliore dove trovare l'aggiornamento se non l'Accademia? Io spero veramente che qui, come qualche anno fa abbiamo iniziato, qui si continui ad avere relazione con l'università. Tante e possibili, perché per loro è utile, perché capiscono un po' anche quello che c'è sotto di loro e prima di loro. E per noi emana dal cielo, perché insomma
e andare a raccontare cose superate che fanno ridere ai nostri studenti non mi pare una buona idea. Invece direi che professionalmente è molto esaltante dire, beh, insomma, mi sono appena aggiornato, so che le cose, oh, c'è un documento in più, c'è un elemento in più, c'è un fatto in più, e quindi posso dare veramente l'attualità degli studi e delle conoscenze storiche.